Quando mi chiedono di sviluppare un sito web, noto che ci sono tre dubbi ricorrenti che le persone hanno. Il primo è: ma quanto costerà il sito? Qui ci vorrebbe un dipende bello grosso. Però per avere un orientamento, in un articolo pubblicato nel 2024 su Forbes si legge di $3,200 per lo sviluppo di un sito medio. Secondo me, in Italia si può partire anche da una cifra media inferiore, attorno ai 2.200-2.500 euro per un buon sito senza e-commerce e dinamico, cioè che permetta l'interazione dell'utente e di essere aggiornato in tempo reale. La seconda domanda che mi viene spesso posta: sarà possibile aggiornare il sito web da noi senza dipendere da chi l'ha sviluppato? Sì, se il sito sarà creato con una piattaforma dinamica, meglio se open source. Questo è possibile con WordPress. Il cliente potrà creare contenuti come articoli di blog, descrizione dei prodotti, aggiornamenti e gestire la loro pubblicazione in autonomia, organizzata per categoria. La terza domanda è: come misuro i risultati del mio sito? Per fare questo si deve espressamente richiedere di installare degli strumenti di tracciamento delle visite come Google Analytics, gli strumenti di SEO e un software per la gestione dei contatti. Questo ti permetterà di leggere almeno ogni mese i dati e così valutare i risultati per migliorare. Io sono Nicola Di Grazia, per ulteriori informazioni su creazione di siti web contatta lo studio FromLoo www.fromloo.com.